dal palazzetto dello sport di Ponte Cagnanofiana, post gara tra Salernitana Femminile e Manfredonia 2000, con noi l'attesissima ex Lara D'Amato. Allora, per te oggi sicuramente, Lara, era una partita molto molto importante, una partita molto molto speciale. Cosa hai provato per questo tuo ritorno a Salerno? Beh, sicuramente è un'emozione unica, anche perché qui ho passato comunque mesi bellissimi e niente, comunque emozionante, mi ha fatto piacere rivedere tutti, insomma le compagne, il presidente, Francesca, tutti insomma, staff, dirigenti, giocatrici, quindi è stato molto molto bello insomma, perché comunque è un ricordo bellissimo per me Salerno e mi resterà nel cuore per sempre. Hai fatto anche gol, senza esultanza però. Beh, ovvio, non potevo esultare, dai, ovviamente mi fa comunque piacere, per comunque la maglia, le compagne, la squadra, però non potevo esultare e non l'avrei mai fatto. Un commento finale anche sulla partita, come hai visto la Salernitana e se questa poteva essere l'ultima speranza playoff per il tuo Manfredonia? Ma io sicuramente mi aspettavo la Salernitana così, forte, combattiva, anche perché comunque è una squadra bellissima. Noi anche abbiamo perso qualche pezzo per strada, purtroppo. Diciamo che ce la siamo giocata, purtroppo abbiamo perso, abbiamo preso quei due gol sul portiere in movimento, però ce la siamo giocata. Penso che sia stata una partita bella e dai, sono comunque contenta così, insomma, anche se potremmo vincere, però ci sta, ecco. Ringraziamo Lara. Grazie a voi.